Finalmente qua con Outlast parte 5, come se quelle prime non ci fossero bastate. Riprendiamo il nostro episodio dove io mi sono cagato con una femminuccia in mano per via di questo povero pagliaccio che adesso odio a morte. Portiamo una singolare cella con musica coordinata io. Comunque, se non aveste capito, non seguo altri youtubers che parlano di Outlast o cose del genere, quindi faccio tutto alla carlona e sto tizio mi dice di non aver paura. No, io non voglio segreti, non voglio segreti, scusatemi, ma taglio la corda. Si vede che i carcerati hanno le loro glorie e i loro bisogni. La musichetta, vi giuro, è assurda. Non ho altri di fuga se non quella fottutissima scala. Oh, che cazzo vuoi? Ma vaffanculo! Stronzo. Qua dovremmo passare spalle a spalle con il nostro compagno. Un saltare, un'esperienza all'altra, muoviti. Ci sono riuscito, non ho letto il suggerimento, ma ci sono riuscito. No problema, capo. Ciao. Perché lo stavo parlando della guerra? Grattatelo vecchio. Là abbiamo una sporgenza e là abbiamo. Beh, se non ce lo permette. Possiamo andare avanti? Sì, no. Spero che il LED dello schermo non si spenga. Ecco qua la nostra esperienza. Puttana tua madre! Oh, ma sono tutti così vogliosi di coccoli in questo cazzo di sanatorio. E mi trovo costretto a strisciare come una merda. E uno schizzato mi sta aspettando dall'altra parte. Siccome io non mi fido degli schizzati, rimani dentro. Segui sangue, dicevano. E così fu. Porca puttana, se lo fece. Avete un cesso? No, pisciamo sul pavimento. Ed è anche fresco. Ah no, non mi interessa per ora. Io non ho paura dei lampi, però una freccia seguiamola assolutamente. Beh,
Beh, qui uscì la mamma. Una nuova nota. Dobbiamo assolutamente leggerla. Wall Ride. La parola Wall Ride è scritta dappertutto, ma Murkoff stava conducendo un esperimento, non so se ho detto giusto, chiamato progetto Wall Ride. In questo posto, ma i pazienti parlano del Wall Rider, Wall Rider, scusatemi, come se fosse una presenza fisica, uno spirito o un demone, qualcosa che hanno trovato nella montagna. Normalmente le avrei bollate come allucinazioni a schizofrenici, ma ho visto qualcosa. Forse era solo un riflesso nell'obiettivo, o forse questo posto inizia a far impazzire anche me. Quindi i sentimenti da parte del personaggio non si fanno attendere, e credo anche da parte mia questi tuoni insensati, da notare le docce dove abbiamo evitato il tranello della saponetta. Qualcosa mi suggerisce che devo andare giù per di qua strisciando come un verme, ed è ciò che noi faremo. Più mi guardo in giro più provo a trovare roba strana. Tanto sono che la troverò. Io sono stronzo, deciso di fare video su sta roba. È l'ora della batteria. Reloaded. E dobbiamo scendere. Io stronzo. Oddio, è fastidiosissima sta musichetta col... Abbiamo trovato il punto per fuggire. Nuovo obiettivo, raggiungere foglie. Scusatemi, dove sono secondo voi? Mettiamo il disagio. Le rocce. Il tipo non mi ispira per niente fiducia. Ah, sono proprio obbligato a passare dove sta il tipo molto attraente. Guarda, è preso bene. In senso ironico, giusto? Meglio che lo tendo d'occhio. Tanto so che inizierà a corrermi dietro come un disgraziato appena arrivo in fondo. Che cazzo, ti prego. Perfino il tipo sta cagando addosso. Ok, ho una luce, un vicolo buio e una strettoia. Andiamo verso la luce, vicolo. Forse sto prendendo troppo le allergie sul gioco. Oh, sì. Giusto. È
ora è giunto il tempo dei documenti. Scarvocchiato a matita sul retro di modulo d'accettazione della calligrafia corrispondente a quella del paziente, padre Martin Archimbaud. Questo Dio esiste davvero. A lungo l'abbiamo scambiato per fantasmi, spiriti e follia. La verità è che non volevamo vedere. Gli occhi di San Paolo erano accecati dalla paura. Quando la superi, inizi a vedere veramente. Questo è il dono del Wall Rider, il Vangelo di sabbia. Il peggiore peccato del mondo è ignorare volutamente Dio. È ricevere l'illuminazione e non predicarla al gregge in attesa. Questo posto ostacola la salvezza. È un peccato per cui non esiste una punizione troppo severa. Beh, credo che giocarsi a sto gioco è una punizione troppo severa. Le nostre scale sono tutte a farsi fottere. Come il LED del mio computer. Ho una gratta. E di là una luce. Quindi ignorando quel buco che sappiamo già, mi spunge qualche sorpresina. Andiamo. Apri le due valve per far scorrere l'acqua. Ha un flashback, qualcosa dicevo, di due pompe, generatore, gente che mi corre dietro, gente che mi corre dietro, Dio cazzo. Beh, almeno sappiamo dove andare. Lo San Marino. Io corri. Ok, deve esserci una soluzione. Io sono stronzo. Atterro qui. Io vado dritto adesso, no, sul primo. Dai. Prendo la prima a destra. Fottiti stronzo. No, Led, no! Stai andando... Nando! Ok. Vai dentro! Oh, Dio, povero. Non puoi scappare, no, perché dico ce n'hai uno davanti che vuole ammazzarti. Ah, ecco cosa mi ha bloccato. Oddio, sento dietro. Ma io mi dico, perché rallenti se sei stanco? Scappa. Io comincio a correre di nuovo come lo stronzo, non so voi.
Ok, con la soluzione a prima valvola vorrei concludere la parte prima dell'episodio 5. Per poi dirvi che continuerò appena posso questo abominio. No, abominio non nel senso brutto, nel senso che cazzo non mi va di essere costruito per tutto il tempo. Perché ti sei messo... Buono zii. Sono nella merda. Non so dove andare. Per ora vi saluto con questa mezza fuga da parte mia. Quindi alla prossima.